Spezia. Ibrahimovic, entra in area di rigore, dentro per Ronaldo il fenomeno e l'ho chiamato. Il risultato si sblocca in questo momento sul finale di primo tempo e risponde presente anche all'inizio del secondo. Mamma mia, golasso di Felice Punzo. Digno va dal fenomeno, riparte velocemente lo Spezia, ancora Felice Punzo, esce per un attimo il portiere, Ronaldo prova a bucarlo sul primo, pallone che arriva in qualche modo a Ibrahimovic, attenzione a Digno, gran finta Digno, esce il portiere, Digno può scaricare il sinistro, Tomori per Ronaldinho, prova lui dentro l'area, Pogba può stopparla, pallone che rimane a disposizione della Juve solo per un attimo, l'uso va da Milikovic, Savic, e qui cosa commentiamo? Nulla, non si può commentare nulla. Pogba, vediamo se Felice Punzo si regala la gioia del 2-2. Ibrahimovic dentro l'area, Szczesny lo chiude sul primo palo. Guarda Theo Hernández, dentro Pogba, può calciare Pogba! Cuore ingrato Paul Pogba verso lo Spezia di Felice Punzo. Tira un sospiro di sollievo enorme Dani Pitbull, che ha rischiato anche negli ultimi 2 minuti. Buone cose, attenzione qua, perché Ronaldinho trova Zidane e stavamo esaltando la fase difensiva. Eccolo Ronaldo il fenomeno, prova a spezzare il raddoppio e spacca la porta. Ronaldo il fenomeno si toglie la pressione di dosso Flocox, che è andata tanto in difficoltà soprattutto a centrocampo a cercare, seguiamo qui, non è fuori gioco. Pogba dentro l'area di rigore, il passaggio per Ibrahimovic, riparo olandese. Locatelli di prima intenzione per Ronaldo che si può involare, Skriniar lo supera ancora, Luis Nazario De Lima Ronaldo, perché finora era stato sempre perfetto, qui ha ciccato un pochino l'intervento e poi Szczesny non ha potuto fare nulla. E attenzione perché Ronaldinho ha la possibilità di fare il 2-0 e non se la fa sfuggire Dani Pitbull. Gullit, il Gullit quello con la maglia bianconera però recupera, gran passaggio per Ronaldo il fenomeno, può calciare per il tris e riesce a trovare la rete nonostante il timer rosso, si era anche spostato il portiere. La reti, seguiamo questa azione. Zidane fa sparire il pallone e trova la rete della 3-1, dove è passato il mago francese tra le maglie bianconere. Dani Pitbull batte Flocox 3-1 e allora eccoli i 3 punti per la Juventus Desire. Si è inserito Theo Hernández sempre sulla sua fascia. Coratteo si gira, alla fine arriva Ibrahimovic e va nel mezzo a cercare Zidane, c'è spazio, Zidane con il sinistro e gol dell'1-0 al minuto numero 38, la prima vera grande occasione, porta in vantaggio la Juventus. Ibrahimovic, doppio passo dello svedese, la palla è dentro per Ronaldo che calcia, l'ha inventata Soles, l'ha costruita, l'ha voluta, parità 1-1. Scan, adesso si riparte con Ronaldinho, il lancio è lungo per lo scatto da parte di Ibrahimovic, la posizione è buona, Ibrahimovic prova con il sinistro, la ribaltata l'Empoli nel giro di 10 minuti, adesso è 2-1. Dani Pitbull che sicuramente attenzione qua perché la palla è dentro per Ronaldo ed eccolo l'episodio ed eccolo il pareggio. Serviva a questo anche Daniolf a mantenere alta la concentrazione del pro player. Parla per Theo Hernández con tanti rischi, Ronaldinho era sulle sue tracce, poi la cross nel mezzo, il colpo di testa di Ronaldinho e gol del vantaggio da parte dell'Empoli, sbuca sul secondo palo Digno che non sbaglia 1-0. Di cambiare lato rischioso, Matteo va dentro per Ronaldo sul primo palo, portiere spostato e gol del 2-0, ne approfitta Sales che sorride con Ronaldinho che avanza sulla fascia destra, lato corto, l'era di rigore, prova a convergere ancora Digno fino in fondo, facile per De Ketelaere, arriva subito il gol che riapre la partita, non esulta neanche Dani Pitbull, finisce qua la partita, vince l'Empoli per 2-1 contro la Juventus. Ragazzi, partita clamorosa e finale ancora più clamorosa. Creare la magia in quella frangente di gioco, in quella porzione di campo. Ancora Locatelli, dentro per Ronaldo, lui sì che crea magie! Mamma mia! Non voleva Locatelli, voleva Luis Nazario De Lima Ronaldo, che è un fenomeno. Secondo, all'ultimo respiro, la rete di Dani Pitbull, il leone è uscito dalla gabbia, ragazzi. Però questo era completamente studiato per Dani Pitbull, perché è esattamente il concetto della stazione fatta in precedenza, perché hai visto qui la palla che va da sinistra verso destra. Prima Digno si era fatto ipnotizzare dal portiere, qui è stato bravissimo a segnare. Pallone recuperato ancora dai salentini. Gullit per Ronaldinho, prima intenzione dentro per Ronaldo, spazio e calcia. Inizia così l'avventura del Lecce contro la Juventus, con subito la firma per 1-0. Locatelli va dentro per Ronaldo a cercare il varco, il reverse e poi il tiro, arriva la rete da parte di Ronaldo con il gol dell'1-1 per De Ketelaere. Adesso cercare Theo Hernández, subito il cross di prima per Ronaldinho che calcia, e l'azione fotocopia del gol del 2-1 maturato dopo il 90° minuto. Il risultato è ancora una volta del 2-1, azione identica e Juventus avanti. Ripartire, c'è spazio sulla sinistra. Gullit prova a lanciare De Ketelaere che va a lottare con il diretto avversario, vince il contrasto, poi De Ketelaere con il tocco sotto, stavolta non sbaglia Dani Pitbull, è gol del 3-1. Pure cercare Locatelli di prima intenzione per Rodolfo Gullit, doppio passo, prova a calciare, rimpallo, alla fine arriva Ronaldo che cerca anch'esso il doppio passo, spalle alla porta, prova a girarsi, rigirarsi, trova uomini, lo circonda, Ronaldo va da solo, che giocata da parte di Dani Pitbull, se l'ha inventata, 4 uomini a circondare Ronaldo. Chiaramente sta continuando a spingere come se fosse veramente sullo 0-0. Ronaldo doppio passo, Ronaldo calcia, sono 5 le reti da parte di Dani Pitbull. A Gullit che adesso può lanciare Ibrahimovic, il pallone che spiove sull'altra fascia per Ronaldinho che si coordina, e cosa ha cercato Dani Pitbull? Il portiere. Finisce qua la partita con un risultato nettissimo, vince, domina la Juventus per 5-1. Verso Vieira, non se la sente di calciare, anche perché Locatelli lo scherma solo per un attimo. Poi Ronaldo col sinistro! E Marco De First in questi primi 15 minuti corona questo avvio scoppiettato. Digno per Gullit! La giocata di Dani Pitbull! Sono al pre-airlock. Gullit, Locatelli per Gullit, dentro il pallone per Ronaldo! La rete della Juventus! Fenomeno, torna dalla tulipano olandese, altro pallone dentro, Ibrahimovic extra pass per Ronaldinho! Boom boom! Dani Pitbull 1-0 al 4° minuto. Esterno il tocco, Ibrahimovic geniale per Theo Hernández. Mamma mia cosa stava combinando il proprietario della Fiorentina, che ancora il possesso Ronaldo! Ed eccola la sveglia. Hernández prende il fondo, Theo torna indietro, Ibrahimovic non può calciare, ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? E il mago Dani Pitbull, palla c'è, palla non c'è e alla fine palla in buca come nel biliardo, 2-1. Singo. Va Ronaldinho, ancora una volta fa scomparire il pallone Dani Pitbull, scucchiaia per Ibrahimovic che come un ariete riesce a incornare la rete del 3-1. Ronaldo doppio passo dentro, il pallone illuminante, eccolo il driven pass per Ibrahimovic per chiudere il discorso qualificazione. Ibrahimovic per le Final 8, e chi se non Dani Pitbull che ancora una volta prende l'accesso alle Final 8. Sì, i risultati non solo quest'anno, ormai sulla cresta dell'onda. Arriva in anticipo per Dani Pitbull e ripulisce l'area. Che bravo qua Dani Pitbull, visto che era andato con attenzione, scusami, perché parte Ibrahimovic, messo proprio per questo, per il passaggio dentro per Digno, e ha sfregato la lampada giocata del genio Dani Pitbull. Sapientemente si va da Ronaldo, raddoppiato da Milan Skriniar. Anticipo del Monza che prova a ripartire. Ronaldinho riesce a sgusciare via alla difesa di Locatelli. Ancora Digno, tocco sotto, Gullit, secondo palo. Non va a calciare subito, romper Caccia da una parte e dall'altra. Si gode anche l'esultanza Caccia, perché di extra pass è stato punito in precedenza. E allora dall'altra parte rispedisce al mittente. Andare allora dentro per Digno, Maignan! Si travesse la Superman, ha trovato una cabina qui a Lecce e si è vestito Maignan, perché non lascia scampo alla conclusione di testa di Dani Pitbull. E ora vediamo se il fischietto torna in bocca all'arbitro. Vediamo dove andrà, si sposta più volte Szczesny. Pogba! Szczesny la para! E questo è importante, perché c'è Vieira per la vittoria bianconera. Va Patrick Vieira, il tiro e la parata di Maignan che tiene ancora in vita il Monza. Ora Vieira che segna. Ed eccolo, quello che può essere il match point per Dani Pitbull. Rafa Leao, il portoghese contro Maignan. Parte Leao! Che spacca la porta! E Dani Pitbull vuole sentire il pubblico del Teatro Apollo di Lecce. Freddo, gelido, perché gela tutti, anche il Caccia dagli 11 metri. Dani Pitbull scivola in loser bracket. Vicino all'1-0. Sì, poteva andare vicino all'1-0 e vedi, come ti stavo dicendo, riparte proprio dalla ripartenza. Quindi... Ora il pallone dentro, Gullit! Esce dalla gabbia il Pitbull! Per la sponda, comunque arriva Ibrahimovic, va lì indietro, Gullit per Locatelli. Naturalmente da quella posizione non se la sente di tirare, va da Gullit. Ancora da Locatelli, dentro Ronaldinho, dove è passato il pallone, ma c'è posizione regolarissima di Ronaldo. Minuto numero 86, la regia aveva staccato, ma non ha staccato la spina da Pitbull. 2-0. Girare probabilmente qualche indicazione. Gullit, Ronaldo va in verticale dentro per Ronaldinho, che ha sfondato. Ronaldinho calcia e c'è il gol del vantaggio al minuto 13 per la Soverona. per Theo Hernández, lo scatto di Gullit, posizione regolare a tu per tu, Gullit prova a calciare col sinistro e trova il gol del vantaggio la Juventus. Theo Hernández, Ibrahimovic, il cross sul secondo palo per Digno con Theo Hernández che stava per combinare la frittata. Il vantaggio per un painetto per Cristiano. Attenzione, qui è la tattica del fuorigioco, sbagliato, la palla è dentro con Szczesny che si allunga e salva praticamente un gol già fatto. Però il pressing è alto da parte della Soverona che recupera ancora una volta il pallone. Singo a cercare Ronaldo, limite dell'area, si deve girare per cercare la conclusione, si va invece da Locatelli, lì vicino Gullit, visto e servito, vediamo se cerca la verticale che arriva adesso per Ronaldo che cercare queste soluzioni con un difensore, poi Ibrahimovic riesce a lanciare Ronaldo che può andare, Ronaldo calcia e Szczesny rimane in piedi e con la manona destra a dire di no. È vero che non è facile guarda attaccare la Juventus in schierata, però non vai a consegnare il pallone a Dani Pitbull che magari te lo tiene quei 4-5 minuti di gioco. E attenzione qua perché c'è Mele dentro l'area di rigore, va a cercare Ronaldo, Sato infatti tiene il pallone, però attenzione qui al contatto falloso, si prosegue per il vantaggio, infatti vantaggio che non si concretizza e allora calcio di punizione in favore della Juventus. È già pallone, continua a correre, fuga per la vittoria e la Juventus Desire che vince la Serie A Team 2022-2023, doppietta Dani Pitbull. Che partita e che tranquillità però Dani Pitbull negli ultimi 10 minuti. Marco, io direi che per rivivere gli ultimi istanti diamo la linea ai nostri colleghi al salottino per l'analisi di questo ultimo incredibile match.